Questo è il rosario di San Nicola. Nicolò grande e potente, protettore d'ogni gente, distruttore d'ogni male, difensore d'ogni mortale. Vero servo del Signore, vigilante e buon pastore. Fida ascolta il paradiso d'ogni cuore, gioia e riso. Col suo mezzo presso Dio, rendi pago ogni desio. Ogni figlio tuo devoto che ti offre il cuore in voto. E questa è gloria e pace. Poi negli anelli piccoli si dice, e lodiamo con fervore San Nicola il protettore. Oggi e sempre sia lodato San Nicola nostro avvocato. Quante sono? Quante decine sono? Cinque? Cinque posti di rosario. Poi c'è una preghiera che la dicono tutti i giorni. Nella messa, regola di fede, immagine di mantenimento, maestro di continenza. Ti disegno il tuo greggio e la verità di fatto. Con l'umiltà, la vera ricchezza, padre gerarca Nicola, prega Cristo Dio di salvare le anime nostre. Questo è il protettore da Menzoiuso, San Nicola. Nella chiesa, reca da Menzoiuso. Ma qui c'è San Nicola. E c'ha pure una litania di rosario? Pure... Sì, dopo il rosario si dice la litania. La litania qui a mente non la so. Poi c'è la tradizione che fanno i panini pure. La tradizione dei panini si inizia due giorni prima a farla. Certo non si fa come quella San Giuseppe in grandi tassai, ma le devote di San Giuseppe si fanno queste panini. Chi le fanno? Sono i fedeli, danno qualche offerta, però non si raccoglie nel paese. Quindi si fa, penso, un 300 kg di pane. 300 kg di pane si fanno. E si distribuiscono solo in chiesa. E fanno nei vespri, la vigilia di San Nicola, la sera. Nel grande vespro. E poi c'è la messa all'11:30 e ci sono dei panini alla fine della messa. La sera, ore 17, c'è nuovamente la messa e si distribuiscono tutte queste panini. Bene, un'abbondanza, una grande festa, gioiosa. E di preghiera. Rosario del Santissimo Crocifisso. Gesù mio appassionato, alla croce fosti inchiovato, lo mio cuore ha consegnato, io mi chiancio lo mio peccato. Io ti vengo a visitare, te l'antonio mi abbandonare, per la fede che avemo la grazia volendo. Cristo non aspetta la più. E si dice al Padre nostro, nei granelli piccoli, fragelli e battitori che patì il nostro Signore, per le chiova deboccate al mio corpo e decollate per 10 volte. E gloria e pace all'inizio. E il credo del crocifisso. Un credo a Gesù crocifisso, per le nostre grazie sempre spesso. Io vi prego, questa giornata voglio essere consolata. Per la fede che avemo la grazia volemo. Cristo non aspetta la croce inchiovata, che non aspettasse con tanta bontà. Veniste figlio di cuore pentuto, non ti aiuto tuo padre a casa. Veniste figlio di grazia e assistenza, viva lo padre della divina provvidenza. Se zecce te prego. Quello della Santa Croce. Croce santa, croce vera, di cui fusto valorata, di Giovanni e Maddalena la madre addolorata. Croce benedetta e trionfante, non ne riposaste queste carnotte sante, che hanno soffrito vai e tormento, voi siete lo padre di tutti i santi. Si dice il giorno della Santa Croce. E poi il rosario di San Giuseppe. San Giuseppe, il gloria è questo. San Giuseppe, puzzo che fosse tuo padre, fosse tuo vergine come la madre, Maria la Rosa, Giuseppe Luigi, giurate in aiuto di padre e consiglio. San Giuseppe, puzzo buon consigliatore, sposa Maria Vergine e Padre, siete nostro Signore. San Giuseppe incoronato, quanto siete affortunato, e lo cuore e l'alma mia, volaio consegnato, Patriarca Immacolato, Patriarca Immacolato. E nei granelli piccoli si dice, aspettiamo la provvidenza di Gesù, Maria e Giuseppe, sia lodato che sempre sia il nome di Gesù, Giuseppe e Maria, per 10 volte e gloria è quello di Dio. Poi c'è una letania tutta particolare a San Giuseppe? Non la so. Sì, però c'è dedicata a San Giuseppe. Io posso fare, e quando vuole un pochettino più triste, fai San Giuseppe, aiutami tu. Tu lo sai che non ne posso più. La mia fede, la mia speranza, tutto sta a Giuseppe in te. Tu lo vedi, tu lo sai, tu rimedi, non ci guai. Per la tua pura verginità, concedi sta grazia per carità. Per i nostri bisogni, li sente e li vede, se avemano e fede ci provvederà. E viva lo Padre, di là provvidenza, le grazie dispensa miracoli.